Secondo il sito Calcio e Finanza, rispetto alla stagione 22-23, i prezzi dei biglietti della Serie A nei settori popolari, quindi curve e gradinate, hanno registrato un aumento medio del 28%, con picchi che toccano addirittura un rincaro del 120%. Sostanzialmente un biglietto ora costa più del doppio rispetto alla scorsa stagione. E in questo scenario, sempre più lontano dall'ideale del calcio del popolo, ho sentito la necessità di trovare un compromesso tra la voglia di bersi una birra nel maggior numero di stadi possibili e l'aspetto economico. Benvenuti quindi in un nuovo format fatto di trasferte in corriera, biglietti popolari e serie minori. Benvenuti in Non ci sono nel weekend. Vi dico solo che con questa maglietta qua, curva nord Udine, forse è meglio non girare nella città in cui ci stiamo andando, che in verità già saprete, Trieste, la più grande rivalità che abbiamo in Friuli. E soprattutto andiamo a vedere anche il Vicenza, andremo a vedere la partita nella curva del Vicenza perché è gemellata con l'Udinese e anche per questo ha una grandissima rivalità con Trieste. Due delle squadre che portano più tifosi in assoluto nel girone A di Lega Pro, due squadre che cercano di vincere, distanti due punti, si prospetta una partita a livello di tifo clamorosa in uno degli stadi più belli d'Italia che secondo me se la gioca con San Siro perché a livello architettonico è bellissimo, grande il giusto, vicino al campo, nessuna recinzione, stadio veramente da Serie A, tifoseria altrettanto da Serie A. Si prevede il record di quest'anno a livello di biglietti nel girone A. Qua abbiamo il biglietto, 11 euro. Questo sarà un format cheap, economico, alla portata di tutti, soprattutto alla portata delle mie tasche. Quindi vi farò vedere quanto spendiamo di casello autostradale, in questo caso andiamo in macchina, quanto spendiamo di birrette. Sarà una trasferta all'insegna del fair play finanziario. Let's go. Ma in questa trasferta che ci si balla la fresca? Sbarcati qui in Trieste, città, ciao, ciao. Città molto ventosa, ciao, non, ciao. Non sentirete un cazzo. Prima tappa birra. Mi tiri me? Se è bella Trieste, è bella. Io una IPA. Dai, due IPA. Due IPA. Vedo. Let's go to the stadium. Ma siamo bloccati nel traffico. 20 minuti dall'inizio della partita. Siamo finiti nel covo dei triestini. 100 metri. Mi tiravo giù il finestrino del primo triestino. Se può il parcheggiare qua? Triestino maledetto, occhio al tuo micetto. Possiamo andare per di qua? E dove parcheggiamo? Possiamo parcheggiare. Here we go. Udine e Vicenza, nessuna differenza. Oh, infiltrati. Udine e Vicenza, nessuna differenza, let's go. Vuoi entrare anche da qua? Alla fine sui 4.000 biglietti a disposizione, 1.300 erano i vicentini arrivati a Trieste. Un numero comunque pazzesco se si pensa alla categoria, al fatto che era una partita di venerdì sera e con un'allerta meteo che per alcuni avrebbe addirittura potuto far sospendere o rinviare la partita. In tutto questo, pazzesco anche che nel settore ospiti per 1.300 persone c'erano solo due tornelli. Inevitabile il fatto che ci siamo persi il fischio d'inizio. Ci fa cagare, oh. Football vibes. Oh,
ancora. Prendo la sciarpa e corro via da te. Partita ampiamente iniziata. Demo! Udine! Neanche a farlo apposta siamo entrati giusto con il coro per Udine. E allora tempo di prendere la prima birretta, trovare posto, che si entra subito in modalità vicentina. Stadio clamoroso, by the way, bellissimo, uno dei tifoseria, veramente calda, entrambe. Vicenza, sì, entrambe, ma veramente caldissime, cioè sembra Serie A, cioè le curve, Serie A, tanta roba. Non so in che parti dell'Italia ci porterà questo format, ma indubbiamente da friulano sarà difficile trovare così tante cose in comune come con i vicentini, un linguaggio particolarmente colorito. Una gran passione per una corretta idratazione. Nessuno dei due tifa gli squadroni. Entrambi odiamo sportivamente, eh? I triestini. Tra ancora e l'altro abbiamo anche conosciuto qualche persona di Vicenza, alcuni ci hanno ringraziato per la nostra presenza, per il gemellaggio, e altri, come questo signore, ci hanno raccontato i loro anni in curva. Pensate che questo signore in particolare, dagli anni 80 ad oggi, ha saltato solo una partita al Menti di Vicenza, causa matrimonio del fratello, e solo 8 trasferte negli ultimi 23 anni. Oltre a questo ci ha dato anche un dato abbastanza curioso, ovvero l'incredibile numero di tifosi ospiti che sono arrivati a Vicenza in questo inizio di stagione. 5 partite. 53? Li avete contati? Pancio ha il numero, perché lui è anche quello che, che gli arrivano i comunicati di quanti, sì, di quanti sì, sono. Sì. Allora, con Lumezzane 0, con l'Atalanta Under 23 3, con la Vergone Tese, che sono stati i maggiori, 41, con il Dino Leppe 9, con Renate 0, 53 nella sommatoria, e in tutta una curva aperta, almeno adesso gli danno lo spicchio. 53 pochi veri. Pensate che nel girone A di Lega Pro a fare quasi il 70% degli incassi sono solo 4 squadre, appunto Vicenza e Triestina e Padova e Mantova, che comunque rimangono abbastanza distanti dai numeri degli altri gironi, in particolare il girone C, che con il Catania sta davvero facendo dei numeri da Serie A. Il momento giusto per andare a recuperare una birra prima dell'esodo verso il bar. Al di là di qualsiasi rivalità, impossibile non riconoscere la bellezza della curva Furlan. In primis durante l'inno, che purtroppo non siamo riusciti a vedere dal vivo, ma anche durante i 90 minuti. Oltre 5.000 voci che hanno cantato tutta la partita. Non stop.
dobbiamo esultare per un gol. Un gol che, spoiler, non arriverà. Ma questo aveva relativamente poca importanza nel bilancio della nostra serata. Non si può dire lo stesso per i tifosi vicentini, che arrivavano da due sconfitte e si sono giocati 50 minuti in superiorità numerica. Infatti al triplice fischio un minimo di contestazione si è sentita. A livello di gol, a livello di vibes, tanta roba. 10 euro. Trieste e i triestini invece l'hanno presa decisamente meglio. Iscrivetevi e lasciate un like per questo vlog un po' così e soprattutto per i prossimi video, sono bellissimi. La degna chiusura per una trasferta epica.